Buongiorno, mi sono appena svegliata, come immagino capirete dal fatto che sono qui sul letto, ho ancora il pigiama, ho questa faccia sconvolta, non so ancora manco come mi chiamo. Oggi vorrei filmare il video, anzi, oggi filmo il video, i miei follower controllano la mia vita per un giorno, quindi oggi voi deciderete tutto. Metterò dei sondaggi su Instagram e deciderete appunto che cosa dovrò fare. Ed è un sacco che volevo filmare questo video perché lo vedo girare online, ma vi dirò la verità. Mi angoscia, un po' mi angoscia, quindi non lo so, vediamo che cosa sceglierete. Mi raccomando, se questo video vi piace mettete un bel pollice in su, se volete vedere altri video dove controllate la mia vita, dove decidete voi il mio make-up o altre cose, insomma. E cominciamo con il primo sondaggio. Ed ecco il sondaggio online, vi ho chiesto cosa mangiare per colazione, qui c'è un frullato e qui c'è della frutta fresca. E mentre aspetto che rispondiate a quel sondaggio, ve ne farò un altro che dirà... Mi faccio la doccia o non mi faccio la doccia? Spero che vinca, mi faccio la doccia perché non si può, non si può. A te il 59% di voi ha scelto il frullato. Sono troppo contenta perché ho davvero voglia di un bel frullato fresco, quindi vado subito a fare lo smoothie. E hanno vinto e sì! Yeah! Posso fare la doccia! Tra l'altro, 1068 persone hanno votato sì. E 121 no, se 121 se vi becco. Vedete, ho cliccato per sbaglio sì. Comunque 90% ha detto sì e il 10% ha detto no. Ok, nuovo sondaggio. Come mi vesto? Metto questo vestito oppure questo vestito? Ok, doccia fatta. E guardate, cioè incredibile ma vero, abbiamo un pareggio. Quale vestito metto? 50 e 50. Boh, spero che no, diventi 49 e 51, così almeno vedo che vestito mettere. Wow! Abbiamo un vincitore 51 a 49 ed è il bianco, quindi mi sono appena messa il vestito bianco. Adesso vado a fare colazione e nel frattempo vi lascio il prossimo sondaggio. Sistemo o non sistemo lo studio? Il mio studio è un delirio, quindi da un lato spero che diciate di sì, così almeno lo sistemo, ma dall'altro non ho troppa voglia, quindi boh. Vediamo che cosa sceglierete. Ragazze, sono nel mio studio. Questa è la situazione attuale. Come vedete alle mie spalle c'è un casino allucinante. Qui ho il mio smoothie che è quasi finito, che sto bevendo nel frattempo. E mi metto a sistemare lo studio perché ha vinto con il 77% il sì. Ecco qua. Quindi direi che mi metto subito all'opera e nel frattempo vi lascio al prossimo sondaggio. Rispondo alle email o non rispondo alle email. Lavoro al computer o non lavoro al computer. Ho alcune cose da fare al computer, un po' di mail da guardare, insomma anche altre cose. In realtà non tantissime. Quando ho deciso di filmare questo video, ho detto ok, devo assolutamente scegliere un giorno in cui non ho tantissimo lavoro da fare, non ho delle consegne urgenti da consegnare, appunto, infatti ho consegnato ieri tutto quanto alle 3 di notte, perché appunto nel caso in cui voi mi diciate di no, insomma non posso dire no, ok, oggi non lavoro. Quindi ho detto scegliamo un giorno in cui sì, sono ispirata, sì, ho voglia di fare questo video, ma allo stesso tempo comunque non ho cose particolarmente urgenti da fare, ecco. Quindi vi lascio il prossimo sondaggio e nel frattempo io sistemo lo studio. Pensate che le youtuber siano sempre ordinate? Beh, io no. Guardate che casino. Ok, scrivania sistemata. Vabbè, qui c'è anche lo swifferino. Ho sistemato un po' anche qui e lì ho messo la V. Guardate che bella. Ho preso questa V stupenda su West Wing, ma non so bene dove metterla. Per ora l'ho messa qui. Non posso accenderla perché in realtà... aiuto, mi cade! Perché in realtà lì ho solo una presa. Mi servirebbe una di quelle prese doppie per poter accendere sia le luci intorno agli smalti, sia anche la V. Però secondo me, vi dirò, qua ci sta bene. Lavoro al computer, il 59% di voi ha detto sì, quindi accendo il computer e mi metto subito all'opera. Ok, ragazze, mi sto truccando, o meglio, ho fatto la base e adesso ho fatto le sopracciglia perché nel frattempo vi ho lasciato un sondaggio per sapere che tipo di make-up avrei dovuto fare, quindi se un make-up più naturale, un make-up nude oppure un make-up più acceso e intenso. Vi ho lasciato anche il sondaggio per il pranzo e le opzioni sono branzino o pasta con le zucchine e spero proprio che vinca pasta con le zucchine perché io di solito a pranzo mangio sempre la pasta e ho troppa voglia di pasta, quindi insomma speriamo che vinca l'opzione pasta. Comunque adesso guardiamo. Yay! Il 66% di voi ha scelto la pasta con le zucchine. Sei contento? Molto.
E per quanto riguarda il make up, il 70% di voi ha detto trucco nude, quindi adesso aggiungerò alcune opzioni per il mascara e insomma altri prodotti di make up, e mentre aspetto che voi mi rispondiate, insomma, che scegliate tra tutte le varie opzioni, io vado a cucinare. Ok ragazze, eccomi qui, ho pranzato, direi, finiamo questo make-up. Nel frattempo io ho fatto il trucco occhi, o meglio mi manca ancora il mascara, ho messo alcuni ombretti ovviamente sui toni del nude, come avevate scelto voi, e adesso vi ho chiesto di scegliere tra altri prodotti, sempre per creare un trucco nude, e cominciamo con il mascara. Vi ho chiesto se mettere questo di Benefit oppure questo di Pupa. Ok, guardate, mascara ha vinto con il 70% Benefit, quindi metto questo di Benefit. Comincio sempre dalle punte, sia per curvare le ciglia sia anche per allungarle, perché ho notato che se comincio dalle punte le ciglia risulteranno più lunghe, quindi vi consiglio sempre di cominciare prima dalle punte e poi di andare alla radice e di arrivare fino alle punte facendo anche dei movimenti zig zag. Ok, mascara applicato, ho fatto un mezzo disastro con il mascara, praticamente mi è partito lo scovolino e ho fatto, cioè per sbaglio praticamente ho passato lo scovolino qua sulla palpebra e quindi ho dovuto sistemare un po' il trucco occhi, però comunque vabbè, problema risolto, io se non faccio almeno un pasticcio non sono contenta. Adesso vediamo, per quanto riguarda il bronzer, ha vinto il bronzer di Dior, il Dior Skin Mineral Nude Bronzer nel numero 01. Mi piace molto perché ha un effetto molto naturale, è luminoso, vedete, potete o prendere un solo colore o mixarli insieme, io li mixo sempre tutti insieme. Mi piace perché ha un effetto appunto molto naturale, molto luminoso. Ok, passiamo ora al blush e guardate, con il 63% ha vinto il blush di Clarence e questo nel numero 09 Golden Pink, il colore mi piace veramente tantissimo. Passiamo ora alle labbra e guardate, ha vinto Givenchy con il 52%. Questo è nel numero 18. È bellissimo, magari l'ho picchiato un po' visto che ha vinto il trucco nude. Ok, è veramente super pigmentato. Però direi che comunque è sempre un trucco naturale. Il trucco occhi è molto molto soft, anche la base viso è molto naturale. Quindi secondo me questo trucco insomma rientra sempre nei trucchi naturali. Guardiamo anche, perché vi ho anche chiesto che acconciatura fare, se le boxer braids o se la treccia spiga, e ha vinto con il 66% le boxer braid. Quindi adesso farò le due trecce e dopodiché mi metterò di nuovo a lavorare un po' al computer e a sistemare lo studio, perché non ho ancora finito. In realtà non penso basti una giornata per sistemare il mio studio, penso che tipo servano, non lo so, 3 giorni di fila. E poi più tardi, verso le 6 più o meno, vorrei andare a Milano a fare un giro con Massimo, andiamo a cena, e prima dobbiamo assolutamente andare in due negozi perché devo cambiare due cose. Una è il mio regalo di compleanno, e che è la taglia sbagliata, e la seconda cosa è un paio di scarpe, quindi non so se chiedervelo, mi sa che devo, aiuto, però non lo so, speriamo che mi diciate di sì, non lo so. Niente, per oggi decidete tutto quanto voi, quindi mi faccio la congettura e poi metterò anche questo sondaggio. Vado a Milano o non vado a Milano? Vado a Milano o non vado a Milano? Vi prego, dite sì! Ok, ragazze e ragazzi, sono pronta per il verdetto. Vediamo se vado o non vado a Milano. Wow! Ok, guardate, il 90% ha detto sì, quindi vado a Milano! Sembro una pazza. Vi metterò un altro sondaggio perché vi farò scegliere l'outfit per la serata, perché vorrei cambiarmi visto che poi insomma sto fuori anche a cena, e quindi adesso vi faccio vedere le due opzioni e vediamo insomma quale sceglierete. Ok, ecco le due opzioni, quale vestito metto? Questo vestito bianco di Pizzo, questo di Self Portrait ed è uno dei miei vestiti preferiti in assoluto, oppure, aspettate ve lo faccio vedere meglio, oppure questo vestito verde, questo di M. Missoni, e guardate, è bellissima la trama. Voi la scelta? Ok ragazze, mi sono cambiata, ho messo questo vestito bianco, adesso ve lo faccio vedere meglio allo specchio, perché il 67% di voi ha scelto questo, guardate. Ok, questo è il mio look completo, ho messo anche le scarpe. Ragazze, sto facendo shopping, adesso ho provato un vestito, non ve lo faccio vedere perché mi è grande e si vede tutto il décolleté, quindi no. Ho trovato un paio di scarpe bellissime e vi ho messo un sondaggio, le prendo o non le prendo? Vediamo se mi avete già risposto. Yay! 78% ha detto sì!
ragazze, sono stupende e sono oro rosa. Tutto shopping, sono troppo contenta che abbiate detto di sì perché le adoro, sono bellissime. Adesso sono le 7 e qualcosa e quindi andiamo a cena. Io concluderò questo video qui, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere con tanti pollici in su. Vi dirò che mi sono divertita tantissimo a filmare questo video. Avevo un po' paura e invece devo dire che avete scelto bene. Spero che vi siate divertiti a guardare questo video, divertite e divertiti. Vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao.